Pronto? Pronto. Voilà, ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Chi sei? Io sono un settantenne che ha bisogno di essere istruito. Ma come ti chiami, settantenne che ha bisogno di essere istruito? Mi chiamo Elio. Elio. Che bel nome, Elio. Bello, sì. Ascolta, Elio, su cosa devi essere istruito? Sul computer. Sì, ho bisogno di una persona che mi venga. Allora, io mi metto davanti al computer e lo dico a questa persona le cose che mi piace fare. Ma tipo che e lui ti piace mi dice schiaccia qui, schiaccia là. Schiaccia lì, schiaccia là e vede il fatto. Ma tipo che ti piacerebbe fare? Diccelo un po', Elio. Voglio comunicare col mondo. Ecco, quindi vuoi imparare a usare, ad esempio, Skype? Voglio che mi faccia un blog. Vuoi imparare a usare Facebook? Vuoi imparare a usare Twitter? Sì, ma alcune cose le so già fare, non è che sono proprio a zero. Tipo lo sai accendere e poi cosa sai fare? E poi, per esempio, non so, leggermi la posta. Quella roba lì la sai fare. Quella roba lì la so fare. Cioè, quindi già un indirizzo di posta, grande Elio. Ma siccome io sono un tipaccio che mi piace comunicare col mondo e siccome sono un volontario della cultura, nel senso che tra l'altro presuntuosamente insegno sviluppo sostenibile in una università del tempo libero qui del mio paese dove abito. Bene, complimenti. E anche a Milano. E allora, siccome sono così convinto di dire cose importanti, ho bisogno di dirle anche attraverso il web. Così si dice il web. Il web, bravissimo. Ecco, guarda che cioè, le basi ci sono, secondo me, caro Elio. L'unica cosa che voglio sapere, tu questa cosa qui, questo corso di computer, lo vuoi a domicilio o sei disposto anche a farlo altrove? No, deve venire una persona a domicilio, io diciamo così compatibilmente con i miei mezzi economici, diciamo così, anch'io insomma ho dei limiti che non posso... come tutti. Però ho bisogno che venga una persona che mi segue, non so, io penso che nel giro di... non so, 10-20 ore al massimo dovrei poter imparare, perché proprio non sono a zero, insomma, ecco. Vabbè, ma dove deve venire questa persona? Deve venire qui, presso il mio domicilio. Dove? No, non ve lo posso dire. No, dici la zona. Da dove ci chiami? La zona, sono a metà strada, fra Milano e Pavia. A posto. Va bene. Ok? Lasciaci il numero. Allora, 347... Sì. 61... Sì. 422 99. Ok, dai Elio che ce la fai, dai, ci risentiamo. Posso aggiungere un'altra cosa? Pronto? Sì, ci siamo. Ecco, io tutte le domeniche faccio i mercatini dell'usato. Ma va, dove? Dove offro libri vecchi e vecchi e usati. Solo libri vecchi usati di tutti i tipi, quindi cioè narrativa, saggistica, manualistica, eccetera. Va bene, perfetto. Ok, va bene, perfetto. Grazie Elio, ci risentiamo nell'etere. Ciao. Ciao. Allora Elio a 74 anni ha deciso, io passo per passo imparo ad utilizzare tutti questi fottutissimi mezzi di comunicazione sul web. A parte che non ho usato questo linguaggio così scurrile. Vabbè, ma così era la mia coloritura. Coloritura proprio. Sì. Dopodiché, tu non hai capito, lui ha una missione, lui deve comunicare attraverso il computer con il mondo. Io proprio ho scritto, cerco qualcuno che lo aiuti a comunicare con il computer e con il mondo. E poi si è definito volontario della cultura, una definizione che ci piace tantissimo, proprio ci piace una cifra. Esatto. E quindi Elio, che sta fra Milano e Pavia... Non ci ha detto dove abita, però a metà tra Milano e Pavia cerca qualcuno che vada là, ventina di ore, non di più, a detta sua. C'ha già l'indirizzo di posta, quindi bisogna far poco, insomma. Poi si vede, si sente subito che Elio è uno sveglio, attento, attivo, che quindi percepisce subito, cioè, quelle menti che alla prima lezione già... È uno che ci sta dentro. Esatto, già hanno imparato. E quindi, niente, poi lo chiamate, vi dirà lui dove abita. Sì. Il prezzo è da concordare, secondo le sue possibilità, che
non sono, cioè non vi aspettate 100 euro che all'ora, vi copra, ecco, d'oro, ecco. Ecco, e lo potete chiamare al 347 61 42 299.